Ciao, bentornati sul canale dello Spolab. Oggi ci occupiamo di questo, un aspirapolvere. 11 anni di onorato servizio, aspirapolvere a batteria, e appunto le batterie sono arrivate a fine vita. Del resto 11 anni sono parecchi. Ora dovrebbe finire a rare perché con le batterie esaurite, però io ho un altro progetto. Da quando ho girato la prima parte del video è passato parecchio tempo. Le cose da fare sono tante, quindi veramente è passato parecchio tempo, quasi un anno. Ora il problema comunque è stato risolto. Eccolo qua. Funziona. Ora è tornato a servire la casa. Dall'inizio però l'idea era un'altra, era quella di sostituire il pacco batterie con una tecnologia emergente che è quella dei supercondensatori. Io volevo mettere due supercondensatori in serie e questo sarebbe stato un nuovo pacco batterie. Quando sono andato a smontare l'aspirapolvere, oltre tutti i soliti problemi di smontaggio, perché comunque sono sempre abbastanza complessi, sono fatti apposta per essere aperti ma mai più rimontati, insomma, nell'apertura è emerso che il pacco batterie era non sostituibile praticamente con i condensatori, quindi l'unica soluzione è stata quella di andare in un negozio, per fortuna a Viterbo ce n'è ancora uno che vende prodotti elettronici, e comprare un nuovo pacco batterie nella fattispecie 6 batterie da 1,2 volt dello stesso tipo di quelle rimosse. Per fortuna non trovate. Quindi la fase successiva è stata quella di ricostruire il pacco batterie che al centro ha il motore dell'aspirapolvere. Operazione purtroppo per chi non ha mai affrontato la ricostruzione di un pacco batterie con batterie acquistate al negozio singolarmente è un'operazione piuttosto fastidiosa. Si fa, però non viene mai un lavoro fatto bene. Perché quando costruiscono i pacchi batteria, in realtà utilizzano delle dime e le saldature vengono effettuate con una saldatrice a punti, fondendo proprio letteralmente il conduttore sulle superfici delle batterie. Ora, quella, siccome è una tecnologia che non ho tra le mani e le batterie erano provviste di linguette, ho utilizzato quelle. Sono andato avanti come ho potuto, sono riuscito comunque sia tra mille imprecazioni a rimontare il pacco batterie, a richiuderlo, rimetterci dentro il motore. Poi ho perso mezza giornata tra ulteriori imprecazioni nella chiusura del pacco del contenitore, perché veramente questi sembra che vengano fatti apposta per non essere mai più richiusi. Ora ci sarebbe da fare delle considerazioni in merito. Il pacco batteria è costato 24 euro e sicuramente un nuovo aspirapolvere costa circa 100 euro, quindi nell'insieme a me è convenuto, anche perché questo prodotto è notevolmente buono, quindi mi dispiaceva buttarlo e quindi così l'ho recuperato. Sappiamo che in tutti gli strumenti a batterie il maggior costo di tutto è la batteria stessa e il caricabatterie magari, ma insomma, per lo più sulle batterie. Qui insomma ci siamo riusciti. Se si fa da soli
e se si hanno le competenze per poterlo fare da soli conviene. Se lo si porta ad aggiustare, non pretendete che qualcuno a pagamento possa fare questa operazione, perché il monte delle ore necessarie per fare questa sostituzione non è conveniente per chi resta all'opera. Purtroppo questo è il periodo che è così. Cioè, non, il nostro costo del lavoro, non dico il mio perché io non lo faccio per mestiere, ma avrete notato che ci sono pochissimi che lo fanno per mestiere, sono quasi tutti spariti perché non c'è convenienza economica, proprio di sopravvivenza, per portare avanti questa tipologia di mestiere. Quindi ecco perché ormai ci siamo abituati a buttare via tutto. Io sono uno di quelli che invece non vuole buttare via niente, ho delle discrete capacità per venirne a capo, ho fatto questo video, vi ho dimostrato che si può recuperare, ho raggiunto il mio doppio scopo, vi ho dimostrato che si può recuperare e l'ho recuperato. E quindi io ho questo che funziona, sono contento, comunque mi è convenuto economicamente, e vi ringrazio per aver seguito questo video, spero di avervi lasciato qualcosa, grazie.